nella prospettiva di Dante, questo modello è avvincente, è seducente, è fascinoso. Noi sappiamo benissimo, vediamo benissimo leggendo i versi del 26° canto, che Dante resta affascinato da Ulisse, che Dante vede in Ulisse un eroe della conoscenza e dell'intelligenza. Ma d'altra parte Dante è anche consapevole che quel modello, l'allargamento solo quantitativo del sapere, non consente poi di spiegare il perché dei fenomeni, non riesce a ricostruire le cause ultime, le cause profonde delle cose. E contrappone quindi al modello di Ulisse, al modello per così dire razionalistico-scientifico, il proprio modello di tipo religioso, il proprio modello di tipo teologico. Mentre Ulisse viaggia in una dimensione orizzontale, il viaggio di Dante è caratterizzato prima da una discesa fino al fondo dell'universo, poi da una risalita verso l'empireo in direzione verticale. Dante, nel suo viaggio, si avvale di una guida, Virgilio, allegoria della ragione umana. È attraverso il dialogo con essa e con le anime che incontra nel suo cammino che Dante avanza moralmente, progredisce dal punto di vista morale e si purifica spiritualmente. Ulisse, al contrario, non ha guide, ma è vinto da un desiderio insaziabile di conoscenza. Egli non dialoga, ma tutt'al più persuade con le arti della retorica. Non aspira a un progresso di tipo etico, cioè a un perfezionamento morale, ma semplicemente all'accumulo di esperienze per soddisfare il bisogno di conoscenza. Il folle volo di Ulisse ha un epilogo tragico: l'impresa di superare i limiti della conoscenza umana, rappresentati geograficamente dalle colonne di Ercole, è destinata al fallimento perché sorretta unicamente dal desiderio di conoscenza e dalla virtute. Il viaggio di Dante, al contrario, è sorretto dalla grazia di Dio ed è destinato al successo perché la meta non è l'acquisizione di conoscenza e di esperienze fine a se stessa, ma il perfezionamento morale e la massima beatitudine per l'uomo, la contemplazione di Dio, che è la ragione ultima e insieme il fine di tutto l'universo e dell'esistenza umana sulla Terra.